24 aprile. Gesù gli domandò: qual è il tuo nome? Luca 8:30. L'opera di Dio. Ricordi l'uomo delle scritture che era posseduto da demoni? Gesù gli domandò: qual è il tuo nome? Ed egli rispose: legione, perché molti demoni erano entrati in lui. Una legione nell'esercito romano comprendeva 6.000 truppe. Legione non era il vero nome di quest'uomo, era soltanto un'etichetta. Forse ti sei etichettato come un fallito perché non sei riuscito a costruire nulla di buono nella tua vita. Se è così, è ora di lasciare l'etichetta negativa e cominciare a vederti come Dio ti vede. Gesù liberò quest'uomo tormentato e lo ricondusse alla sua famiglia. Egli vuole fare lo stesso per te. La mancanza di fiducia in se stessi è spesso mascherata dall'umiltà, mentre in realtà è un rifiuto della parola di Dio, la quale ti assicura che tu puoi fare ogni cosa in colui che ti fortifica, Filippesi 4:13. Non conta come ti chiamano gli altri, conta soltanto come ti chiama Dio. La parola per te oggi è: Dio è potente da far abbondare su di voi ogni grazia, affinché avendo sempre in ogni cosa tutto quel che vi è necessario, abbondiate per ogni opera buona. Secondo Corinzi 9:8. Puoi leggere la meditazione dall'app disponibile per App Store, Google Play e App Gallery.